Mi raccomando, devi pensare a una persona, devi concentrare una persona perché vediamo cosa farà nei tuoi confronti questa persona. Quindi pensa a una persona e vediamo come si comporterà, cosa farà questa persona. E per prima cosa, quindi vediamo le scelte, devi scegliere o la Ho il Buddha, prima scelta, ho la piramide, seconda scelta, ho la stele, terza scelta, E vediamo, quindi cosa succede in città? Cosa succede? Salutiamo Roberta Black. Quindi fai la tua scelta, pensa a una persona, poi scegli o il Buddha, o la piramide, o la stele. Buddha, piramide o stele. E partiamo dal Buddha. Prima scelta il Buddha. E allora, quindi cerchiamo di capire, quindi ricordo che ovviamente i tarocchi non sono diciamo, come possiamo dire, non è che c'è scritto il Vangelo nei tarocchi, ovviamente, cioè nel senso che le cose poi possono, ovviamente tu hai sempre il libero arbitrio e puoi trovare il libero arbitrio. Quindi le prossime ore saranno cruciali. Cosa succede? Cosa farà questa persona? Le prossime ore saranno cruciali. Partiamo con il Buddha e vediamo con gli arcani maggiori dei tarocchi cosa ci propongono gli arcani maggiori dei tarocchi. Nel frattempo mettete un like, attivate la campanella così potrete ricevere le notifiche dei nuovi video. Mettete un like e andiamo a vedere che cosa ci propongono, queste possibilità, cosa ci propongono. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. E vediamo, mi spiace, ma devo dire che ci sarà una rottura. E il progetto che pensavi di portare avanti con questa persona non andrà. È una persona molto distratta, è una persona che non ha, diciamo, voglia di impegnarsi fondamentalmente. Questo è il concetto di fondo. Non gliene frega un cazzo di impegnarsi, non gliene frega un cazzo di portare avanti una relazione. E probabilmente tu avevi un progetto, infatti è uscito al mondo, però è uscito al contrario, e quindi ci sarà probabilmente una sorta di rottura. Però non è detto che le rotture siano sempre negative, anzi, talvolta le rotture possono anche essere estremamente positive, perché una rottura è comunque un qualcosa che può portare dei benefici da un'altra parte, insomma, quindi non dobbiamo credere che le rotture siano sempre negative, anzi, potrebbero essere anche molto positive. Vediamo comunque se c'è positività in questa rottura e cosa ci dicono i tarocchi. Salutiamo anche Roxy. Cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, che sono arcani maggiore e minore? Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Quali sono le chance, quali sono le possibilità? Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Dei tarocchi di Marsiglia. Allora, beh, insomma, sono tutte carte, il paggio di denari, il paggio di bastoni e poi il cavaliere di spade. Rappresenta, come dire, una persona con un'instabilità economica,
sono quelli che magari esibiscono, però poi alla fine hanno soldi pochissimi ma debiti tanti, hanno anche una instabilità passionale, cioè non è che sono molto legati per te e potenzialmente anche un po' libertini. Insomma, quindi il personaggio non è un grande elemento da questo punto di vista, perché è una persona che, come veniva anche comunque fuori dal matto, dalla carta del matto, non è una persona su cui fare affidamento, insomma, non è una persona che possa dare una grande stabilità da questo punto di vista. Quindi bisogna adattarsi. Salutiamo anche la nostra Betty Cottage. Nel frattempo vi ricordo di andare a vedere i miei nuovi video in inglese, che ho un altro avatar in piedi, non so se Betty l'hai visto, un altro avatar in piedi che è interessante, ho fatto anche un video sui narcisisti, quindi farò un po' i miei due avatar che parleranno in inglese. Allora, vediamo di indicizzarci anche in America, di indicizzarci anche in America. E allora andiamo avanti e cerchiamo di capire quindi con le carte, le sibille di Lenormand, cosa ci dicono 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 le sibille di Lenormand. Ricordo che la Lenormand è stata anche l'astrologa e la tarologa di Napoleone Bonaparte. Vediamo quindi che ci dicono le sibille di Lenormand. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte delle sibille di Lenormand. Allora, abbiamo, beh, insomma, non è male, il 18, il 28 e il 33. Allora, partiamo. 18, 18 è il cane. Beh, il cane, diciamo che da questo punto di vista è una carta positiva, perché il cane è fedele, quindi rappresenta comunque anche un po' la sicurezza. Il cane rappresenta la fedeltà, la fiducia, l'amicizia. Ecco, potrebbe essere una persona, viste le altre carte, che ti darà delle indicazioni, quindi più che la persona con la quale sei relazionata, può rappresentare una persona saggia o positiva, protettiva nei tuoi confronti. Qui dovresti fare riferimento a una sorta di grillo parlante, che potrebbe essere un genitore, un parente, un amico, insomma, una persona su cui fare riferimento, che ti potrà dare dei buoni consigli su come gestire la situazione. Poi abbiamo il 18 e il 28, scusate, che di fatto va a confermare quello. Il 28 rappresenterebbe il gentiluomo, quindi un amico che ti potrà dare delle indicazioni su come gestire la situazione. Quindi queste sono le cose da tenere presente. E poi abbiamo il 33, che è la chiave, diciamo, anche qua rappresenta, come dire, una via d'uscita, no? Una soluzione. Quindi la chiave rappresenta l'apertura di una porta. Per cui diciamo che riuscirai a gestire questa situazione. La persona di per sé è inaffidabile, però facendo riferimento, diciamo, a delle persone che ti possono essere vicine, delle persone che possono esserti utili, potrai trovare delle chance, potrai trovare dei risultati. Ma vediamo ancora due consigli con i tarocchi Zen. Cosa ci dicono i tarocchi Zen? Per chi ha fatto la prima scelta della stesa del Buddha, vediamo i suggerimenti dei tarocchi Zen. Beh, rimandare, quindi lascia perdere, non accelerare le cose. Cerca di partecipare alla tua energia interiore e non farti reprimere. Questo è. Salutiamo anche Mianna.
E questo è per quanto riguarda la stesa del Buddha. Usciamo dal Buddha, passiamo alla stesa della piramide, la stesa della piramide. Partiamo e passiamo alla stesa della piramide, passiamo alla stesa della piramide e vediamo, ti chiederà perdono, ti proporrà qualcosa, le prossime ore sono cruciali. Abbiamo visto che per quanto riguarda il Buddha, l'unica cosa che ti proporrà probabilmente sono di mandarti a fanculo, insomma, perché è uscita la torre, quindi si vorrà levare dei coglioni. Vediamo cosa ci dice per la piramide, cosa viene fuori per la piramide. Vediamo cosa viene fuori per la piramide. Tagliamo e ovviamente scegliamo le prime tre carte degli arcani maggiore dei tarocchi. Beh, allora, in questo caso le cose direi che vanno abbastanza bene, nel senso che abbiamo le stelle, abbiamo giudizio positivo e abbiamo il carro della vittoria. Quindi è una persona che ti proporrà qualcosa, ti proporrà un incontro, ti proporrà di vederti, ti proporrà magari una serata romantica, ti cercherà per qualche cosa, insomma, anche soltanto per interagire con te, però è una persona che ha, diciamo, sicuramente fiducia nei tuoi confronti e ha un giudizio positivo nei tuoi confronti. Quindi questo direi che abbiamo iniziato col piede giusto. Vediamo ancora l'approfondimento con i tarocchi degli arcani maggiore e minore dei tarocchi di Marsiglia, i tarocchi di Marsiglia. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Beh, direi che allora sicuramente un imperatore, una persona forte, una persona con un carattere deciso e è una persona che ha anche dei sentimenti comunque nei tuoi confronti. Quindi non è una persona banale, questa persona non è una persona che, diciamo, come dire, un cazzeggiatore, è una persona molto stabile, molto forte. Vediamo ancora l'approfondimento con le Sibille di Lenormand. Vediamo che ci dicono in più le Sibille di Lenormand. Cosa ci dicono in più le Sibille di Lenormand? Mescoliamo le carte, vediamo che ci dicono le Sibille di Lenormand. Scegliamo le prime tre carte e abbiamo. Allora, il 15, l'orso, il 19, la torre e il 20. Allora, partiamo con l'orso, il 15. Beh, l'orso rappresenta anche un po' la forza, l'orso rappresenta anche la solidità, il coraggio, la potenza, l'intelligenza, insomma, la competitività. L'orso è la superiorità, quindi è una situazione molto positiva, potrebbe rappresentare anche un uomo, magari un po' di costituzione robusta, ma analitico, comunque una persona, una figura paterna fondamentalmente. Quindi, e poi abbiamo il 19, che è la torre, che rappresenta, è un responso incerto, nel senso che potrebbe rappresentare la superiorità, l'autorità, anche le ambizioni, però potrebbe essere anche una persona anziana, potresti essere tu, se non sei più giovanissima, potresti essere tu, salutiamo Filippones, salutiamo Patrizia Perotti, potresti essere tu, ad esempio, come persona anziana, diciamo. E poi abbiamo invece il 20, che è il giardino. Il 20 dà la tranquillità, la ricchezza, la serenità, la bellezza, insomma, sono occasioni positive. È più una carta femminile, quindi potrebbe anche corrispondere a te oppure a un amico, una sorella, insomma, il giardino. Quindi, diciamo che le cose che stavi pensando si realizzano e si svilupperanno nel modo giusto. Quindi è estremamente positiva come finora, come lettura. Nel frattempo ti invito a mettere un like, che non costa niente, fa girare il video, di iscriverti al canale, attivare la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video
E salutiamo anche Patrizia Perotti. E se vuoi abbonarti al canale, basta che vai nella home page, clicchi sul tastino abbonati e selezioni l'abbonamento preferito. Se vuoi fare una piccola donazione al canale per dare un sostegno, basta che clicchi sul tastino con dollarino e puoi dare un sostegno. Vediamo i suggerimenti per quanto riguarda diciamo i tarocchi Zen di Osho. Cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho? Quindi le prossime ore sono cruciali. Le prossime ore sono cruciali. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen. I tarocchi Zen di Osho. Allora, beh, ti dicono, sarà una vita ordinaria, cioè la tranquillità è quello che devi ambire alla tranquillità. Non cercare emozioni forti in questo momento, cerca di vivere una vita tranquilla, cerca di acquisire la consapevolezza e cerca di completare un po' quelle che possono essere le tue chance, le tue idee. Ecco, questo è quello che ci dicono i tarocchi per questa seconda stesa. Ma passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. E la stesa della stele ti chiederà perdono, ti proporrà qualcosa, ti manderà a fanculo. Le prossime ore sono cruciali. Le prossime ore sono cruciali. Vediamo la stesa della stele. Ovviamente partiamo anche qua con i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. Nel frattempo invito tutti a mettere un like che non costa niente, basta che spolliciate col pollice in su, mettete un like. E andiamo a vedere cosa ci dicono in questa stesa i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi, arcani. Beh, direi che è positiva, ci sarà un cambiamento, questa persona sceglie te, ti dirà: ho scelto te, voglio te. E ci sarà un inizio di una nuova relazione, quindi cambiamento, scelta e inizio. Questo direi che delle relazioni sentimentali, queste tre carte, anche se prese una per una, non è che sono i top, ma messe assieme danno un esito estremamente favorevole al consultante, estremamente positivo, che può dare delle indicazioni benefiche, benevole. E vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, però gli arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia. Arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia. Sta per cadere una carta. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte degli arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia. Abbiamo, beh, direi che hai confermato l'imperatrice, che rappresenta la stabilità, la solidità, i sentimenti che arrivano, e anche insomma il 6 di bastoni, che non è il 7 ma il 6, e quindi rappresenta una passione intensa che tu fondamentalmente stai vivendo. Quindi direi che le cose vanno per il verso giusto, per chi ha scelto. Salutiamo la nostra Antonella. Per chi ha scelto, per chi ha fatto la scelta della stele. Ma vediamo ancora di più con le Sibille Lenormand. Vediamo ancora di più con le Sibille Lenormand, che rappresentano queste Sibille un po' come possiamo dire, la personalità anche della Lenormand, che era anche l'astrologa e la tarologa di Napoleone Bonaparte, Napoleone I Bonaparte. Scegliamo le prime tre carte e abbiamo il 3, l'11 e il 16. Bah, diciamo che è una roba via di mezzo, ci possono essere delle rotture di coglioni. Perché il 3 rappresenta la nave, il battello, quindi un viaggio, un cambiamento. Ma è sicuramente positivo perché rappresenta un cambiamento positivo, un progresso. Tra l'altro potrebbe essere anche una dei soldi, il commercio, insomma, comunque una persona generosa, anche se affarista, ma una persona generosa. Purtroppo però poi abbinato al 10, che invece
rappresenta all'11, scusate, che rappresenta la scoppia e la frusta, quindi rappresenta un po' di insoddisfazione. Quindi devi cercare di superare l'insoddisfazione, una situazione di pressione psicologica che magari ti è data da altri fattori, dalla tua vita familiare, da altre cose, però probabilmente un periodo in cui stai vivendo una pressione psicologica notevole e questo può contribuire, diciamo, a far sì che le cose non vadano per il verso giusto. E poi per finire abbiamo il 16, per finire abbiamo il 16 che rappresenta invece le stelle. E le stelle sono positive perché rappresentano fortuna, prosperità, progresso, rinnovamento, insomma, anche una nascita, un arricchimento materiale, spirituale, benessere, armonia, quindi veramente positivo. Quindi direi che a parte il problema di fondo potrebbe essere la scoppia e la frusta rappresenta un po' dei problemi, una carta negativa che rappresenta diciamo più che altro uno stato interiore negativo, essere sotto pressione, essere un po', diciamo, messi sotto pressione, psicologicamente, diciamo, pressati. Quindi questo può generare, diciamo, un vivere male, insomma, anche delle cose che potrebbero andare bene. Quindi la scoppia e la frusta rappresenta un periodo della vita sotto pressione psicologica, magari per eventi che non c'entrano niente con quello della relazione, però potrebbero essere una pressione dovuta a ambiti familiari, sociali, lavorativi, eccetera. Vediamo invece cosa ci dicono i tarocchi, i tarocchi Zen. Cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho? Cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho? Quali sono i suggerimenti che provengono dai tarocchi Zen di Osho? Scegliamo le prime tre carte e vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Beh, è venuta di nuovo la stella, l'esistenza, la ricerca delle stelle. Quindi cerca di perseguire il tuo sogno, non isolarti troppo e non proiettare. La morca nulla amata, ma perdona, non funziona. Questi sono i consigli. Bene, direi che ci siamo, ci siamo.